Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Happy Us. Io sono Davis ed è mia mamma. Ciao a tutti! E qua c'è Ariel! Vedete, oggi c'è anche Ariel che fa l'intro. Allora, oggi faremo un'altra caccia al tesoro per scoprire la seconda lettera del nome che mi indicherà l'entità di Giacomino Pio, perché io ancora non conosco Giacomino Pio, non so chi sia. Quindi con questa seconda lettera magari potrei indovinare, potrei capire. Davis, mi hai preparato allora qualche indizio, qualche indovinello? Come te lo dico sempre, questo te lo do a mano e tu ti metti devi cercarlo. Bene. Se il primo indizio vuoi trovare, dietro qualcosa di verde devi cercare. Ancora qualcosa di verde, ma non sarà di nuovo il piumino? Ma troppo facile, Davis, tu mi sottovaluti. E io vado direttamente a cercare qui. Bene, allora. Tasche, non c'è nulla, però aspetta, ha detto dietro, per cui andiamo a vedere dietro, non c'è. Davis, non è che mi hai fatto uno scherzo? No, perché scusa? Perché non c'era dietro il piumino. E vabbè, non è che per forza dietro il piumino. E vabbè, ma quante cose verdi ci stanno in questa casa? Pochissime. Beh, le piante però. Ok, le piante, vediamo. Allora, io intanto non vedo nulla. Non vedo alcun bigliettino bianco. C'è scritto dietro. C'è scritto dietro. Allora, vediamo qui dietro. Ah, qui non c'è niente. Qui dietro ancora. Nulla, il nulla assoluto. Oh, mamma mia. E adesso come faccio a cercare dietro questa pianta? Allora, Edera, non te la prendere. È colpa di Davis. Ah, grazie. Sì, se l'hai nascosto tu. Edera, se ci sei, dammi un indizio. Anzi, dammi l'indizio. Aspetta. Ah, hai capito com'è furbetto questo piccino. Allora, se l'indovinello vuoi trovare, dietro qualcosa di caldo e freddo devi cercare. Davis, forse hai fatto un errore. C'è scritto qualcosa di caldo e freddo, o è caldo o è freddo. Entrambi. Ma scusa, io non conosco una cosa che sia calda che fredda, o è calda o è fredda. Io ora lo sappiamo. Sono in grandi difficoltà, una cosa sia calda, no, è impossibile. Dentro una cosa che è calda e fredda. Ma Davis... Cioè, che è calda e fredda contemporaneamente? Beh, più o meno, sì. E più o meno che significa? O è più o è meno? Allora, oppure in alcuni momenti è calda e in alcuni momenti è fredda? Brava. Ah, allora può essere... Può essere un phon? Guardate come fa il twerk, Ariel. Elettron Lamborghini. Non mi mordere. Ariel, ma non ho mai visto un gatto che fa il twerk. Sei pure maschio. Allora, mi sta venendo in mente, dunque, il phon, per esempio. Il phon è freddo, ma quando lo usi diventa caldo. Oppure la piastra per i capelli. La piastra per i capelli. Beh, vediamo. Vado subito a vedere, a controllare, sono sicura che lo troverò. La cosa che a volte è calda, a volte è fredda, l'hai capito. Ecco, questa è la piastra, però non vedo nulla. No, però mi sono avvicinata? No. Il concetto l'ho capito? Sì, il concetto l'ho capito. Il concetto l'ho capito, quindi può essere caldo, può essere freddo, così complica se... Ah, il termosifone! Ok, infatti adesso è caldo. Vediamo se c'è qualcosa, tranne la polvere, se c'è qualcosa. No, io non vedo nulla. Davis, sta diventando sempre più complicato. E in ogni lettera diventa sempre più complicato. Sì, E quindi...
Devo ragionare ancora di più. Dai, comunque sei nella stanza giusta, ti dico questo. Nella stanza giusta. E in cucina. Il frigo, però il frigo è sempre freddo, non può essere caldo, sì, altrimenti sì, la roba va male. Il freezer è ancora peggio perché è ancora più che freddo. Aspetta, sì, il forno a microonde? Sicuramente. Allora, se non è il forno a microonde, è il forno normale. E uno, e due, tre. L'hai trovato. Allora, indovinello. Può essere mezza oppure piena. Può essere mezza oppure piena. Qua non c'è niente da cercare, mi sono pensato. Mezza? Una melanzana? Le melanzane di piene? No. Mezza. Ora, mezz'ora? No. Però poteva essere. Beh, sì. E può essere mezza o può essere piena. Oh, ma perché? Tutto questo per sapere chi è Giacomino Pio. E tra l'altro non lo scoprirò neanche, perché questo serve soltanto ad indovinare la seconda lettera. Sì. Ariel, che cos'è quella cosa che può essere mezza o anche piena? Questo pensa... Ariel, forse è il caso che tu ti lavi. Sì. Vabbè, faccio finta di non aver visto. Davis sta morendo dal ridere. Che brutta visuale. Ma cosa fai? Mi mangi? Ma perché mi mangi? Aria, ma mi stai mangiando? Ma vai a lavarti piuttosto. Davis, sì. Davis ride tanto. E questo mi mangia. Cioè, uno ride, l'altro mi mangia. E io sto impazzendo per trovare la soluzione. Mezza. Ah, mi viene in mente mezza piena. Cosa può essere piena? A me viene in mente il ripieno, la focaccia. No. Siamo lontani? Siamo lontani. Ah, intanto lui mi morde. Ariel, ma fai male. Ma io non so cosa gli ho fatto di male. Fa male e non sai cosa ho fatto di male. Ai. Beh, il croccantino. Come va con... Allora, aspetta, piena. Illumination. Aspetta. Mi è venuta in mente ti do una un cosa. Indizio. Ti do un indizio. Dimmi. Notte. Oddio, notte stellata. Ah, aspetta, sogno di una notte di mezz'estate. Estate? No. Sogno, notte? No, mi sono allora. Aspetta, ma io prima ho avuto una specie di illuminazione. Che illuminazione? Allora, piena, tu hai detto no, può essere collegata con cielo? Sì. Allora forse ho capito. Per caso la luna? Sì. Luna piena, mezza luna. Ah! Sì. Ce l'ho fatta. Quindi luna, la prima lettera è la L. Quindi la seconda lettera che fa parte del nome di Giacomino Pio è la L. Quindi al. A più L al. Ma ora è tutto chiaro. Giacomino è al oppure è un al. Ma continua la lavorare. Eh sì, Davis, ho bisogno di altre lettere. Mi dispiace, ma soltanto con queste lettere non riuscirò a capire. Beh, però sono contenta perché dai, quanto ci ho messo? 9 minuti. Beh, oddio, pensavo di metterci un po' meno. 9 minuti per scoprire soltanto la seconda lettera. E vabbè. Bene, allora ci vediamo la prossima volta col prossimo e con la prossima challenge, col prossimo cosa sarà? Scherzo, uno scherzo, una challenge, una gag.
un personaggio strano. L'altra volta, l'ultima volta abbiamo avuto il nonno del passato. l'altra volta il, come si chiamava? Il Il rapper. bambino che diventa adolescente, insomma. Scusa. Bene, non ve lo diciamo, sarà un segreto, un mistero. Va bene, allora salutiamo tutti i nostri amici. Bye Ciao. bye, Ciao. ciao.